Nella giornata internazionale degli studenti, molte scuole chiudono per Covid. A Teramo l'amministrazione comunale bissa l'ordinanza di chiusura di qualche giorno fa della Noè Lucidi e, causa contagi, dichiara chiusa anche la scuola media Zippilli. La situazione però sembrerebbe essere sotto controllo, come assicura l'assessore all'istruzione Andrea Core. Oggi giornata nazionale dello studente, noi invece dobbiamo parlare di chiusura delle scuole. La fotografia delle scuole teramane com'è? La situazione è abbastanza delineata, seppur in continua evoluzione. Abbiamo avuto la settimana scorsa la richiesta di valutazione del rischio epidemiologico per quanto riguardava il plesso della Noè Lucidi. Ieri è arrivata la richiesta di valutazione sul plesso Mario Zippilli. È evidente che lì la situazione è leggermente diversa dagli altri istituti, perché sono molte le classi interessate, quasi il 50% dell'istituto è sottoposto a tracciamento, isolamento fiduciario e quindi dovrà essere sottoposto a tampone. Parliamo di numeri molto ampi, per quello l'amministrazione, di concerto con la ASL, ha deciso di intervenire e di sospendere l'attività didattica in presenza. L'abbiamo fatto con tempestività non appena abbiamo ricevuto comunicazione, così come con tempestività e con programmazione ogni settimana riceviamo gli aggiornamenti da parte delle dirigenti, quindi ad oggi ci sentiamo di escludere altre situazioni quantomeno meritevoli di una particolare attenzione. Abbiamo sporadiche classi poste in isolamento in ogni istituto, ma sono ricondotte a numeri minimi e quindi non voglio parlare certamente di situazione sotto controllo, ma di relativa tranquillità in una fase emergenziale estremamente complessa. Sul problema dei contagi negli istituti scolastici teramani, la grande raccomandazione che il sindaco D'Alberto lancia alla cittadinanza è quella della comunicazione trasparente e tempestiva delle famiglie alla scuola in caso di positività accertata con metodi privati e successivamente della scuola all'ASL competente. È necessario essere tempestivi, immediati nelle comunicazioni, quindi nel rapporto tra le famiglie e le scuole, con la scuola che deve assolutamente attivare il protocollo della circolare ASL, quindi mettere in sicurezza le nostre classi immediatamente, anche da comunicazione di caso positivo da laboratorio privato, e invitare l'ASL e comunicare all'ASL questo dato per consentire l'attivazione del protocollo sanitario. Il sindaco di Teramo, in qualità di presidente dell'ANCI, ricorda ancora una volta al governatore Marsiglio, che ha deciso di tenere parzialmente le scuole aperte in Abruzzo, di mettere subito a sistema il metodo di tamponi rapidi per la sicurezza degli alunni. Con il presidente siamo stati chiari. Se si decide, come si è deciso, di portare avanti l'attività didattica in presenza, lo si deve fare innalzando il livello di sicurezza e la tempestività nei controlli. Nuovo protocollo sanitario, immediato, sullo schema di quello adottato dalla circolare ASL, che tutte le dirigenti scolastiche devono seguire e attuare tempestivamente, e l'inserimento dei tamponi rapidi all'interno del sistema scolastico.